Buongiorno a tutti amici e bentornati in compagnia del vostro Emanuele qui su A-Tech. E oggi mi trovate particolarmente euforico perché ho scovato un paio di cuffiette True Wireless che hanno davvero dell'incredibile. È vero, il prezzo di vendita è leggermente più alto rispetto a quanto sono solito portarvi qui sul canale, ma credetemi, ne vale davvero la pena. E se vi ho messo un briciolo di curiosità, beh, continuate a seguire questo video perché partiamo subito con la recensione delle Soundpeats Air 5. E naturalmente, prima di partire, beh, mi sembra quasi d'obbligo un bel like a questo video, iscrizione al canale, clic sulla campanella e già che ci siete, beh, se avete curiosità o comunque qualsiasi tipo di rivendicazione su questo video, beh, qui sotto il box commenti è aperto a tutti, sarò lieto di rispondervi. Detto ciò, partiamo con le Soundpeats Air 5. Waka waka. Waka waka. Waka waka. Ebbene ragazzi, sorvolerei sull'aspetto unboxing anche perché ve le ho portate proprio in un video dedicato che vi invito a ripescare qui in alto nelle schede, ma partirei direttamente dal fatto che queste cuffie sono ultra comode. Non a caso il nome Air 5, infatti è la quinta generazione di questa tipologia di cuffie che risultano essere ultra leggere, solamente 3,8 grammi per ciascun auricolare e abbiamo un peso comprensivo del case di circa 44,56 grammi e questo significa che possiamo portarle con noi in ogni dove, tenerle nella tasca dei pantaloni anche ben aderenti senza che queste diano fastidio. In particolar modo il cofanetto di ricarica, beh, a livello di forma a me non fa impazzire, ma devo dire che è studiato in maniera impeccabile. Infatti, quando andiamo ad aprire il coperchio, che peraltro è dotato di sensore Hall, questo significa che le cuffie andranno subito a connettersi con lo smartphone o tablet che abbiamo associato in precedenza, beh, il coperchio innanzitutto quando lo scuotiamo, guardate, rimane fisso, non fa una piega, ma soprattutto proprio quest'ampia apertura del coperchio permette a queste cuffiette di essere direttamente tolte o riposizionate nella loro sede senza alcun problema. Abbiamo visto ad esempio con le Mojo Quiet 2 come invece la posizione di queste cuffie del coperchio creava fastidio, soprattutto se avete delle dita abbastanza cicciotte. Qui invece tutto è studiato alla perfezione. Il cofanetto non offre chissà quali specifiche, sul frontale abbiamo un piccolo LED che attesta lo stato di carica della batteria e inferiormente abbiamo l'ingresso Type-C che poi è l'unico modo per ricaricare la batteria del case integrato, quindi niente ricarica wireless. Infine un piccolo pulsantino per resettare o interrogare appunto lo stato di carica appunto del cofanetto. Già che ci siamo, togliamoci il dente relativo a all'autonomia. Parliamo infatti di un'autonomia che si porta a circa 30 ore con tutte le ricariche a disposizione, nello specifico 4 ricariche tramite il case più una ricarica proprio delle cuffiette. Quindi ogni singola ricarica vi permette di sfruttare le nostre Soundpeats Air 5 per 6 ore continue. Abbiamo una batteria integrata su ciascun auricolare di 35.000 mAh, mentre 400.000 mAh per quel che riguarda il case. Particolarità però dove sta? Che
per la batteria degli auricolari la forma dell'unità è a forma di anello, e questo è stato studiato proprio per ridurre eventuali interferenze, e quindi qua ci portiamo proprio al discorso della qualità audio. Ma prima voglio finire il tema batteria dicendovi che le cuffiette si ricaricano in 1 ora e mezza, mentre occorrono 2 ore per la ricarica del case. Come detto all'inizio, le Soundpeats Air 5 sono decisamente comode, non solo per il peso ma anche proprio per l'indossabilità, tanto che potreste davvero utilizzarle per ogni situazione, ad esempio anche in ambito sportivo. E a tal proposito mi aggancio che queste Soundpeats Air 5 godono di una certificazione IPX5. Naturalmente non potete indossarle sotto la doccia, ma se andate a correre per strada e andate incontro ad una leggera pioggia, beh, non dovete preoccuparvi, perché loro resisteranno, ma soprattutto resisteranno anche proprio al sudore. E mi aggancio anche al fatto che l'indossabilità, nonostante abbiano una natura semi-near, quindi non sono dotate di gommini che vanno a occludere, diciamo, il condotto uditivo, e quindi tendenzialmente potrebbero risultare meno stabili, in realtà, ragazzi, durante le mie sessioni di test, dove ho fatto tante corse non all'aperto ma all'interno su un tapis roulant, ma abbastanza spinto, beh, ragazzi, loro non sono mai mosse, insomma, dall'orecchio, e non sono mai cadute in terra. Parliamo di driver da 13 mm realizzati con materiale bio, nello specifico una pasta di carta importata dal Giappone a cui si associa una biofibra e fibra di carbonio, e questa composizione di materiali permettono alle Soundpeats Air 5 di erogare un suono decisamente naturale e pulito. Abbiamo poi una doppia certificazione proprio per la qualità audio, ovvero la certificazione IRES oltre alla certificazione Snapdragon Sound, che permette tramite il chipset integrato di ottimizzare l'audio anche tramite il codec aptX, quindi un audio di altissima qualità. Parliamo proprio di un processore dedicato, lo Snapdragon S3, che permette di elevare il bit rate e la gamma di frequenza dell'audio sprigionato. Ma oltre alla qualità pura dell'ascolto musicale, loro si comportano benissimo anche in chiamata, grazie a 3 microfoni, di cui 2 dedicati proprio a ripulire la nostra voce dal contesto, e appunto uno dedicato a catturare la voce e quindi far sì che il nostro interlocutore ci senta in maniera impeccabile. E sempre a proposito di chiamate, sulla parte alta dei driver troviamo una struttura in rete di acciaio intrecciato antivento, che in combinazione all'algoritmo di intelligenza artificiale dedicato a questa modalità si riesce a ridurre il vento del 90%. E ragazzi, non voglio star qui a elogiare ulteriormente le Soundpeats Air 5, ma vi faccio sentire questa piccola clip per farvi rendere conto di quanto sono potenti. E ragazzi, solita chiamata di test, mi trovo in auto, velocità intorno ai 70-80 km orari, finestrino aperto, c'è un forte vento perché oggi sta anche piovendo, piovigginando per l'esattezza, e questa appunto è la cattura dei microfoni da parte delle Soundpeats Air 5. Ditemi cosa ne pensate qui sotto nel box commenti. Il chip Bluetooth di tipo 5.4, quindi di ultima generazione, integrato qui all'interno, e nello specifico un Qualcomm QCC3091, offre una latenza davvero ridotta, parliamo di 77 millisecondi tramite l'apposita modalità Game Mode. Ma soprattutto quest'ultima generazione di chipset offre una stabilità di connessione decisamente disarmante, mette davvero in ginocchio tante cuffie che costano anche il triplo. Ma soprattutto, ragazzi, la
connessione di queste cuffiette riesce ad essere di tipo multipoint, ovvero possiamo associare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio per gestire musica o chiamate su uno o l'altro dispositivo. Naturalmente sono presenti i comandi touch che tramite una singola pressione, doppia o tripla o pressione prolungata permette di comandare tutto quello che vogliamo e che ci aspettiamo da una cuffietta, quindi il play, la pausa, lo skip della traccia musicale, il richiamo dell'assistente vocale, l'abilitazione della modalità ANC o della game mode e il controllo del volume. Quindi comandi touch decisamente completi che possono comunque essere personalizzati tramite l'applicazione Companion. Attenzione, un'applicazione rinnovata rispetto alle precedenti generazioni che ci permette addirittura di andare a creare una curva personalizzata del suono, ovvero verrà fatta partire una serie di suoni ad alte o basse frequenze che voi, se li sentirete, indicherete che l'avete sentiti o meno, e quindi si creerà proprio una curva personalizzata in base al vostro udito. Eventualmente potete sfruttare i preset audio già presenti nell'applicazione, ma tramite applicazione possiamo anche andare a impostare il tipo di cancellazione attiva del rumore. Infatti, non l'ho detto prima, ma queste cuffiette, nonostante la natura semi-near, godono proprio di questa tecnologia di cancellazione attiva del rumore, dotata però di intelligenza artificiale, ovvero sarà proprio la cuffietta stessa a riconoscere il contesto in cui vi trovate, a riconoscere un po', diciamo, la forma del vostro orecchio, quindi in base a quanta aria entra o esce dal vostro orecchio, e quindi andare a livellare proprio il tipo di cancellazione attiva migliore per la situazione che state vivendo. Quindi se vi trovate in libreria verrà attenuato fino a un certo numero di decibel, se vi trovate in strada naturalmente l'attenuazione sarà più forte. Quello che manca invece è una modalità trasparenza, ma a conti fatti, considerando che queste cuffie non vanno proprio a chiudere il condotto uditivo, diciamo che possiamo farne tranquillamente a meno. Direi dunque di giungere alle conclusioni. Vi ho detto all'inizio che il prezzo di queste cuffiette è leggermente più alto del solito, infatti le trovate sullo store Amazon ad un prezzo di 95,99 euro, però fortunatamente vengono in soccorso i vari coupon. Infatti proprio al momento, e vi invito a non farvela scappare questa offerta, è disponibile un coupon del 20%, oltre a un ulteriore codice sconto del 5%, che praticamente porta il prezzo finale d'acquisto a 72,95 euro, quindi un prezzo decisamente a fuoco per quanta tecnologia e quanta qualità queste cuffiette riescono a regalarvi. Sono delle cuffie decisamente validissime, soprattutto se cercate tanta qualità oltre a quella musicale anche per le chiamate, che ribadisco mi hanno letteralmente stupito. Vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete tutti i link per procedere all'acquisto, ma anche il link alla recensione testuale con maggiori approfondimenti. Detto ciò, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo a un prossimo e glorioso video. Ciao da Manuele.